Continua il confronto con i sindacati sull'azienda unica dei trasporti. Ieri ce n'è stato un altro. I punti che in qualche modo vogliono discutere i sindacati sono quelli relativi ai manager. In qualche modo si chiede sacrifici ai lavoratori e loro chiedono di cambiare perlomeno stipendi e anche impegni. Noi questo già lo abbiamo detto e già l'abbiamo fatto perché abbiamo raggiunto un accordo con la rappresentanza sindacale dei manager, in particolare con Federmanager. Significa, per essere chiari, che ridurremo il numero dei dirigenti e dei direttori e ridurremo soprattutto quanto percepiscono. Fino ad oggi più o meno sono stati tutti a dormire e ci sono state gente che ha preso anche 200.000 euro all'anno. Con noi prenderanno al massimo 83.000 euro, cioè quello che percepiscono i dirigenti della pubblica amministrazione regionale. Per questo lo considero un tema vero ma già risolto e sono assolutamente fiducioso, ma anche più della fiducia, cioè sono razionalmente convinto che la prossima settimana chiuderemo l'accordo anche con i sindacati.